Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi mi trovo al lago di Provvidenza che si trova al confine tra l'Abruzzo aquilano e quello teramano. Un paio di chilometri più giù c'è un paesino che si chiama Ortolano ed è il primo paese in provincia di Teramo, al confine appunto con l'Aquila. Questa è la strada provinciale 86, una strada molto amata dai motociclisti, il famoso passo delle capannelle. Metto la macchina qui, ho sceso la bici ed inizio a pedalare lungo la valle del Chiarino, verso lo stazio delle Solagne. Questo ponte che attraversa il lago di Provvidenza è chiuso, però questi operai mi hanno dato l'ok al passaggio, mi hanno detto puoi passare, però mi raccomando, stai attento, fai piano piano. Vedete, ancora ci sono lavori. Qua c'è un frullino addirittura. Vabbè. Nel cammino dei Monti e dei Santi di là si arriva in un luogo molto selvaggio dove c'è una pianta e per la quale gli orsi sono molto golosi. Infatti attraversano questo luogo per andare a mangiare quella golosità e di conseguenza qui gli orsi li hanno avvistati spesso. La SP86, il passo delle capannelle, era l'unica strada che collegava l'Aquila a Teramo. Dopo che fecero il traforo del Gran Sasso, decisero di chiuderla. Un motociclista decise di percorrere la SP86 sotto e sopra ininterrottamente per giorni, per protesta. Dopo si unirono degli altri motociclisti e grazie a questa protesta non la chiusero più. Allora, qui c'è della segnaletica. Vediamo. San Martino, una chiesetta, il Fioretti 1:20, lago di Provvidenza da dove sono partito io. Ovviamente questi sono tempi a piedi. Allora, ho percorso 4,5 km, mi trovo a quota 1270 e sono arrivato alla piccola chiesetta di San Martino. Di strada ne ho molta, per cui preferisco non fermarmi. Questo è il fiume Chiarino. Come vi dicevo prima, posto selvaggio. Allora, finalmente esco da quel bosco freddo e buio. Qui si apre un panorama meraviglioso. Guardate su quella roccia. C'è un piccolo altarino, una Madonnina. Sei chilometri e mezzo, quota 1500. Rifugio Fioretti. Allora, sono arrivato al rifugio Fioretti e faccio un giro a 360 gradi dal luogo in cui mi trovo. Guardate il panorama, guardate con attenzione. Allora,
Allora, dal rifugio Fioretti, rifugio custodito, ma oggi è chiuso, vado ancora avanti fino allo Stazzo delle Solagne, un altro rifugio non gestito. Allora, lì lo Stazzo delle Solagne. Wow, lì uno escursionista in solitaria. Un matto come me. Ok. Qui la presenza di un passato, non so cosa c'era, dei ruderi, una recinzione, forse una spalla, non lo so. Ok, arrivo allo Stazzo delle Solagne. Piccola pausa allo Stazzo delle Solagne. Adesso provo ad andare un po' più avanti. E guardate anche le montagne qui intorno. Guardate, da qui, vabbè, mi trovo a 1700 metri, comunque si vede il lago di Campotosto. Di qua, qui dietro, c'è il sentiero che poi cresta cresta ti porta sul Monte Corvo. Dallo Stazzo delle Solagne, che si trova lì, ho deciso di lasciare la bici qui. Ho provato a percorrere questo sentiero con la bici, ma è impossibile. Adesso provo a piedi e vado un po' più su, dai, vediamo cosa c'è. Se guardate sul mio canale potete trovare le mie escursioni sul monte Pizzo di Camarda. Da su guardavo sempre la parte bassa, ovvero questo luogo. Oggi mi trovo di qua. Quello è Pizzo di Camarda. Quella è la cresta, la riconosco, che percorro quando vado su. Guardate che bello, che meraviglia. Purtroppo non ho la catena della bici e lasciarla giù incustodita senza catena non mi piace. Non mi piace. Altrimenti qui intorno oggi avrei camminato tantissimo. Qui c'è un paletto con degli adesivi e questo è il sentiero, vedete, gira lì a sinistra, è quello che porta al Monte Corvo. Però io ho la bici lì, non posso lasciarla. Lago di Campotosto, entrambi i lati, sono qua da 1800 e va bene così. Solo che non vorrei tornare indietro, io mi piace troppo qua, troppo. Però dove salgo? Niente, dai, l'ansia della bici là è troppa.
Allora, sono quasi tornato alla bici che si trova lì. Bello. Sì. È arrivato fino a... allo stazzo delle Solagne. Ma se ce la fate andare? Questa casetta là in mare. Sì, lo so. Ci siamo già state. Siamo state. Allora, mentre riscendevo ho trovato quest'area picnic, diciamo. E lascio la bici qui e vado a prendere un po' d'acqua a quella fontana. E guardate che alberi enormi. Ho bevuto dell'acqua freschissima, anzi ghiacciata. Mi fermo ad una panchina e mangio qualcosa. Pausa pranzo terminata. Allora sono risceso fino alla chiesetta di San Martino, ve la faccio vedere. Allora, questo è l'ingresso. Vabbè, è chiusa, giustamente. Va bene. Chiesa di San Martino. Allora, sono tornato al lago di Provvidenza. Eccolo qui sulla mia sinistra. Adesso attraverso la diga fino alla macchina. Allora, prima di tornare alla macchina, sono andato un po' più avanti con la bici, l'ho messa qui, perché qui mi ricordo che c'è una bella cascata. La vegetazione in questo periodo è molto rigogliosa. Allora, vediamo. Eccola qui, mi avvicino un altro po'. Wow! Eccola qui. Non è ricchissima di acqua, però c'è, dai. Vi ricordate all'inizio del video? SP86 moto. Io vi ringrazio tantissimo di aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima avventura. Ciao!